The despot here is on my shore, Maryland, my Maryland, his torch is at thy temple door, Maryland, my Maryland, avenge the patriotic gore that fleck the streets of Baltimore, and be the battle queen of yore. della guerra civile americana in generale abbiamo parlato in due tra i primissimi video di questo canale, il primo, quello dedicato all'opera di Raimondo Luraghi e il secondo tra i nostri classici che è invece Battle Cry of Freedom di James McPherson. Ma ora iniziamo a vedere le più importanti delle battaglie di questa guerra, cominciando da quella di Antietam si è svolta il 17 settembre di 160 anni fa, è stata la battaglia più sanguinosa di tutta la guerra civile, che di suo è già stato il conflitto più sanguinoso per gli Stati Uniti d'America. Qui sono morti molti più soldati che non nelle due guerre mondiali, nel Vietnam, la Corea, l'Iraq, l'Afghanistan messi assieme. È stata, secondo diversi studiosi, già un punto di svolta nel conflitto pur essendo avvenuta abbastanza presto dopo poco più di un anno dall'inizio delle ostilità ma è stata anche una battaglia che ha mostrato il confronto tra due forze molto diverse, quelle confederate e quelle unioniste come caratteristiche e come comando, quindi anche due generali che come vedremo avevano degli aspetti in comune ma si erano rivelati molto differenti e infatti avranno un esito molto diverso. Robert Edward Lee per il sud e George McClellan per il nord. L'estate del 1862 era stata caratterizzata da una serie di vittorie confederate che avevano consentito loro di passare all'offensiva. Che in particolare la campagna peninsulare iniziata con l'imbarco di oltre 120.000 unionisti il 17 marzo da Washington per raggiungere appunto la penisola della Virginia, che consentiva loro di minacciare Richmond, la capitale confederata, da vicino. Queste forze erano sbarcate nella penisola erano avevano avanzato verso la capitale. Nemica, ma erano state fermate il 31 maggio la Battaglia dei Sette Pini, dove però Johnston era stato ferito, quindi sostituito da Robert Edward Lee, il quale aveva lanciato dal 25 giugno al 1 luglio la Battaglia dei Sette Giorni, che pur non consistendo in realtà in una netta vittoria confederata, anzi avevano subito fortissime perdite, non di meno si è rivelata una sconfitta strategica per gli unionisti che avevano dovuto alla fine ritirarsi dall'area. Questa grande battaglia aveva visto 100.000 unionisti contro 112.000 confederati, con perdite rispettivamente di 23.000 e 29.000 uomini. Subito dopo, già a luglio, lì non era rimasto in realtà inerte. Aveva mandato Jackson, il suo più abile e fedele subordinato, ad avanzare in Virginia contro Pope, che era il generale unionista e comandava invece l'armata della Virginia, distinta da quella del Potomac che aveva condotto la campagna della penisola. Dopo la vittoria a Cedar Mountain il 9 agosto, lì aveva deciso di avanzare verso nord con tutte le sue forze. Approfittando del fatto che le due armate unioniste rimanevano ben divise l'una dall'altra, di conseguenza, quando Pope il 29 agosto è attaccato Jackson a Manassas, cioè nello stessi luogo in cui si è combattuta la prima grande battaglia della guerra, chiamata Manassas dai Confederati o Bull Run dagli unionisti, il giorno dopo, poi si era trovato Longstreet con l'altra metà. Dell'esercito di lì sul suo fianco sinistro, era stato praticamente spazzato via e ancora poi a Chantilly era riuscito a ottenere la via di Washington, ma subendo anche qui grandi perdite perché qui i confederati di lì avevano 48.500 uomini contro 75.000 unionisti, e non di meno le perdite erano state rispettivamente circa 9.000 per il sud e 17.000 per il nord. Nel frattempo, nel teatro occidentale della guerra, i confederati avevano subito una serie di pesantissime sconfitte. Gli unionisti avevano forzato Fort Henry e Fort Donelson ottenendo l'accesso ai fiumi Tennessee e Cumberland, poi avevano respinto l'attacco in forze confederato a Shiloh, poi con uno sbarco anfibio sostenuto dalla flotta, avevano occupato New Orleans, la più grande città del sud, e infine avevano di nuovo sconfitto i confederati a Corinth, nel nord del Mississippi. E in questo contesto, Barston Bragg, al comando dell'armata del Mississippi, decide di compiere una mossa spregiudicata, trasporta circa 35.000 uomini su Chattanooga nel Tennessee orientale dove stava avanzando l'armata dell'Ohio unionista di Don Carlos Buell e da qui lancia un'offensiva diretta al Kentucky stato schiavista che però si era schierato con il nord e che però speravano di riconquistare anche imponendo un proprio governatore sostenuto dalla parte filo confederata della popolazione. E quindi il 14 agosto l'armata del Kentucky di Edmund Kirby Smith era partita da Knoxville con 6500 uomini. E 14 giorni dopo Barston Bragg, con la sua armata del Mississippi, era anche lui partito verso nord da Chattanooga, conducendo una campagna che aveva finito di fatto per distogliere Buell dal sud, costringendolo a ritirarsi di nuovo verso nord per fermare l'avanzata confederata. Contemporaneamente l'armata dell'ovest di Sterling Price aveva occupato il 13 settembre la cittadina di Yucca e aspettava qua Van Dorn, comandante dell'armata. Del Tennessee occidentale in modo da riunire le forze e poi attaccare Grant in modo da impedirgli di sostenere Buell, quindi anche ad ovest i confederati si trovavano volti all'afflusso. Comandante delle forze confederate Robert Edward Lee, che divenne una vera e propria icona per la causa confederata già durante la guerra, tanto vero che arrivò alla fine a comandare le intere forze armate confederate. Era un piantatore di 55 anni della Virginia, figlio di Henry Lee III, combattente nella guerra di indipendenza, promosso Secondo del suo corso West Point, poi ufficiale del genio sposerà tra l'altro la bisnipote della moglie di George Washington, da cui avrà quattro figlie femmine e tre figli maschi, che saranno poi tutti ufficiali confederati. I due maggiori addirittura arriveranno al grado di maggiore generale. Combatterà nella campagna del Messico come aiutante di campo di Winfield Scott, poi sarà sovrintendente a West Point, erediterà una piantagione dal suocero con numerosi schiavi. Tra l'altro lui era contrario alla schiavitù dal punto di vista morale, perché riteneva che fosse un danno anche per gli uomini bianchi, a livello appunto morale e anche psicologico. Tuttavia era contrario anche all'idea di emancipazione rapida proposta dagli abolizionisti. Tant'è vero che fu proprio lui a catturare John Brown ad Harpers Ferry prima della guerra e durante il conflitto gli era stato inizialmente affidato un comando minore in Virginia occidentale, poi era stato destinato a organizzare difese costiere, poi quelle della capitale in Virginia e infine dopo che Johnston era rimasto ferito era stato messo a capo dell'armata della Virginia settentrionale con la quale aveva vinto la battaglia dei sette giorni e poi appunto la seconda battaglia di Manassas confermando appunto la sua importanza a livello militare. Quanto alla truppa, le forze confederate sono sicuramente molto meno rispetto a quelle unioniste, ma anche molto meno a quanto non fossero all'inizio dell'estate, perché comunque sia la campagna della penisola, sia la campagna Versina settentrionale, per quanto vittoriose, avevano causato numerose perdite, a lì circa 20.000 la prima, 12.000 la seconda. Tant'è vero che, pur recuperando comunque le divisioni di McClose, di Daniel Hill, di Walker, che stavano difendendo Richmond, si arriva appena a tamponare le perdite dell'ultima battaglia e ad avere schierati circa 55.000 uomini, secondo le stime più prudenti, 68.000 secondo i luraghi, ma in ogni modo... Queste forze nonostante abbiano un morale molto elevato, comunque, vengono da diverse vittorie. Sono veterani, temprati dalle battaglie che hanno vinto e tuttavia sono stanchi. Molti di loro sono malnutriti. Molti sono addirittura privi di calzature. Per cui, chiaramente, si trovano in una situazione materiale piuttosto precaria. Ad ogni modo, l'armata della Virginia settentrionale non è ancora divisa in corpi d'armata, bensì in due grandi comandi. un'ala destra, comandata da James Longstreet, comprende le divisioni di Lafayette McLaws, di Richard Anderson, di David Jones, di John Walker, di John Bell Hood e la brigata di Nathan Evans, oltre a una riserva di artiglieria a livello di corpo, mentre l'ala sinistra. Ha diviso la sua artiglieria a livello divisionale ed è quella comandata da Thomas Stonewall Jackson quindi sono due importantissimi comandanti di lì di cui lui ha grandissima fiducia e che hanno mostrato il loro valore sul campo di battaglia e continueranno a mostrarlo tuttavia le divisioni di cui parliamo sono ridotte di numero spesso alle dimensioni di una brigata o poco più. Con Jackson abbiamo la sua vecchia divisione, che adesso è comandata da John Jones, la divisione di Ewell, che è rimasto ferito nella battaglia precedente, quindi comandata da Alexander Lawton, la divisione leggera di Ambrose Powell Hill e la divisione di Daniel Hill. E a queste due forze si aggiunge una divisione di cavalleria comandata da James Stewart e una riserva d'artiglieria comandata da William Pendleton. Comandante delle forze unioniste, George McClellan ha 35 anni, quindi 20 anni meno di lì, ma ha molte cose in comune con il suo avversario, anche lui promosso al West Point come secondo del suo anno, anche lui ufficiale del genio anche lui veterano della campagna in Messico con Wilfrid Scott, durante la quale sarà promosso capitano. Tuttavia lui veniva da New Jersey, quindi era del nord. Dopo questo conflitto condurrà diverse missioni esplorative, pubblicherà diversi manuali d'argomento militare, sarà anche osservatore in Crimea al 55-56 durante l'assedio di Sebastopoli. Poi Passerà alcuni anni nella vita civile come dirigente delle ferrovie, farà campagna per il Partito Democratico, anche perché era contrario all'abolizionismo, soprattutto quello radicale. E durante la guerra, avendo vinto alcune scaramucce all'inizio proprio in Virginia Occidentale, sarà nominato, dopo la prima battaglia di Manassas, comandante dell'armata del Potomac e poi di tutte le armate unioniste, quindi lui organizzerà la difesa di Washington e si distinguerà subito sia per essere molto prudente, al punto da esagerare il numero di truppe disponibili ai confederati, a suo parere, quindi restio a muoversi se non essendo sicuro di avere un'ingente quantità di uomini e mezzi, e al tempo stesso molto snob, diciamo un atteggiamento anche piuttosto arrogante, una volta farà addirittura aspettare Lincoln che era venuto a visitarlo a casa rifiutandosi di riceverlo, insomma questi atteggiamenti, nonché la sua fama militare, faranno sì che sarà soprannominato il piccolo Napoleone, È quindi una figura molto criticata, benché gli siano riconosciute grandi doti come organizzatore a livello logistico, e quindi guiderà lui la campagna della penisola di cui abbiamo già parlato. McClellan aveva messo assieme le forze della campagna della penisola, secondo, quinto e sesto corpo, lasciando il terzo e l'undicesimo a difendere Washington, con le forze di Pope, dell'Armata della Virginia, quindi il suo primo, nono e dodicesimo corpo, dei quali il primo era stato colpito molto duramente nella seconda battaglia di Manassas. Aveva aggiunto delle divisioni come quella di French, di Anfrese, che sarebbe arrivata in realtà il giorno dopo la battaglia, di Sturgis, la divisione Canawa, ma soprattutto moltissime nuove reclute, soprattutto per esempio nel XII corpo. Per quella fine aveva 102.000 uomini ben armati ed equipaggiati, a differenza dei confederati, ma soltanto in parte si trattava di veterani. Specificamente aveva schierato sei corpi d'armata, il primo Joseph Hooker, con le divisioni di Doubleday, Ricketts e Meade, il secondo di Edwin Sumner, con le divisioni di Richardson, Selwick e French, il quinto di Fitz John Porter, un suo protetto che ha ritenuto responsabile della disfatta nella seconda battaglia di Manassas, e quindi dopo che McClellan sarà destituito, verrà poi processato sotto corte marziale. E con le divisioni di Morel, Sykes e poi riceverà quella di Humphreys. Il sesto corpo, quello di William Franklin, con le divisioni di Slocum, e Valdi. E in più la divisione di coach dal Quarto Corpo d'Armata, il nono corpo di Ambrose Burnside con le divisioni di Wilcox, Sturgis Rodman, e la divisione Canawa comandata da Jacob Cox, e infine il dodicesimo corpo di Nathaniel Banks, che poi sarà sostituito da Joseph Mansfield poco prima della battaglia, con le divisioni di William S. Green. E infine una divisione di cavalleria comandata da Alfred Pleasanton. A questo punto il generale Lee, nonostante le scarse forze a sua disposizione, decide di invadere il Nord. Questa mossa molto audace risponde da una parte alla necessità di fare il rifornimento, di scorte in un territorio che non era stato colpito dalla guerra come la Virginia, ma anche cercare di spingere il Maryland a schierarsi con il Sud, perché si trattava comunque di uno stato schiavista. Vi erano stati anche degli scontri tra i civili filoconfederati e le forze unioniste a Baltimora, che sono quelle a cui accennano i versi della canzone Maryland, My Maryland che voi avete udito all'inizio di questo video, che è stato poi l'inno dello Stato del Maryland dal 1939 al 2021, in cui appunto si parla della lotta contro il tiranno Lincoln, ma l'obiettivo più importante in realtà, in concomitanza poi con l'offensiva di Bragg in Kentucky, era quello di demoralizzare il nord, riuscendo a infliggere una grave sconfitta, magari riuscire anche a distruggere un'armata sul suo suolo, questo anche per danneggiare Lincoln dal punto di vista elettorale, perché erano in corso in quell'autunno le elezioni di midterm e magari anche riuscire a ottenere riconoscimento internazionale da parte di Gran Bretagna e Francia. Questo era un obiettivo importante per poter avere un appoggio in questo conflitto in cui gli stati dell'Unione erano comunque in forte vantaggio. Di conseguenza il 3 settembre inizia questa invasione, a partire dal 5 le forze confederate entrano nel Maryland, e ben presto in realtà diminuiscono di circa 10.000 uomini, alcuni che disertano perché ritengono di dover difendere il sud, ma non di invadere il nord. E altri che semplicemente vengono fermati o dalla malattia, in particolare per la loro cattiva nutrizione, o banalmente perché essendo scalzi non riuscivano a camminare sulle strade pavimentate del nord. E di conseguenza le forze di lì diminuiscono sensibilmente e inoltre gli abitanti del luogo non sono molto contenti di vederli, anche perché la parte più filoconfederata del Maryland era quella orientale, la zona di Filadelfia, di Baltimora, questa parte occidentale era particolarmente filunionista e ad ogni modo tanto in Maryland quanto in Pennsylvania la milizia si arma per far fronte all'invasione. E a questo punto lì fa una scelta molto azzardata perché decide di dividere i suoi uomini, quindi con Longstreet che marcia verso Ageston, mentre invece Jackson viene mandato a occupare la cittadina di Harper's Ferry, proprio all'imbocco della valle dello Shenandoah, dove vi era un importante arsenale militare, che poi era quello dove John Brown... Cercava con la sua rivolta di impadronirsi delle armi, appunto per suscitare un'insurrezione di schiavi molto più ampia. E tutto questo, lasciando appena la divisione di Daniel Hill e la cavalleria di Stuart ad est come protezione dalle forze unioniste. La reazione unionista, comunque, non si fa attendere, infatti, perché il 2 settembre già McClellan, nonostante lo scetticismo di Lincoln. Viene nominato al comando dell'armata del Potomac, includendo quindi anche le forze di Pope, dopo aver organizzato queste truppe il 7 settembre marcia verso nord, e qui succede una cosa molto importante, anche curiosa: perché il 13 settembre, vicino alla cittadina di Frederick, il caporale Barton Mitchell del XII Corpo, trova un pacchetto con dei sigari li raccoglie per fumarli e scopre che sono avvolti in un foglio di carta su cui ci sono scritti gli ordini speciali del generale Lee, firmati il 9 settembre, l'ordine speciale 191, che mostra come le forze di Lee siano state divise in più colonne e che marciano in direzioni distinte. Questo è Pezzo di carta ovviamente viene portato poi al cospetto di McClellan, il quale è tutto contento perché dice: Adesso so che cosa fare. Ecco una carta con la quale se non riesco a battere Bobby Lee sarò anche disposto ad andare a casa. Tuttavia, però, la sua reazione è piuttosto lenta, come al solito. Tra l'altro, nel frattempo, un civile che si trovava al quartier generale di McClellan che simpatizzava per i confederati corre subito a cavallo ad avvertire lì il quale però prosegue con i piani che aveva stabilito decidendo però al tempo stesso di concentrare di nuovo le proprie forze una volta occupata la cittadina di Harper's Ferry, che era un obiettivo molto importante, proprio per i grandi depositi di rifornimenti che vi si trovavano. E infatti, Jackson, avendo diviso le sue forze in tre colonne, lui stesso che arrivava da ovest, McClose da nord-est, e Walker da sud-est converge su Harper's Ferry dove vi è una guarnigione di 13.000 uomini comandata dal colonnello Dixon Mice. Che però si trova circondata, si trattava di una cittadina alla confluenza di due fiumi, circondata da alture sulle quali ora vi erano i cannoni confederati. E di conseguenza, dopo tre giorni, il 15 settembre. Miles si arrende con oltre 12.000 uomini e 73 cannoni, ma nel frattempo gli unionisti hanno quasi raggiunto lì, quindi Jackson è costretto a lasciare la divisione di Ambrose Powell Hill a svolgere le ultime formalità, in particolare per quanto riguarda i prigionieri, e marciare verso nord di nuovo alla massima velocità possibile. E infatti, ormai soltanto la catena delle South Mountain, che era una cresta che divideva la valle della Shenandoah dalla bassa valle del Potomac, si frapponeva tra le forze di Meclella molto più numerose e le forze di lì, che come abbiamo visto erano disperse. E il 14 settembre si combattono delle forti battaglie proprio in questi passi montani, in particolare. Camptons Gap, a sud, dove il generale Howell Cobb, con l'equivalente di due o tre brigate, tiene a testa l'intero sesto di Franklin, cioè l'ala sinistra delle forze di McClellan, finché non viene sconfitto e costretto a ritirarsi verso sera, e più a nord, al Fox Gap, e Turner's Gap, e la divisione di Daniel Hill, che si scontra contro, rispettivamente, il nono corpo guidato da Jess Rino e il primo corpo guidato da Hooker, il tutto comandato da Ambrose Burnside che comandava la destra dell'armata del Potomac. E loro riescono bene o male a resistere fino al calare delle tenebre, e poi, però, si ritirano anche loro verso ovest. Ancora una volta, però, McClellan procede con esitazione, con calma, senza cogliere subito l'occasione. Quindi, il 15 settembre. Harper Ferry si arrende, come abbiamo visto, e lì comincia a concentrare le proprie forze intorno alla cittadina di Sharpsburg, la quale si trovava sulla riva settentrionale del Potomac, che la cingeva a ovest e a sud, dove vi erano due guadi, mentre a est di questa cittadina scorreva il torrente, l'Antidam's Creek. Infatti, la battaglia prenderà il nome di Sharpsburg la storiografia confederata o di Antita in quella unionista. Soltanto a nord vi era questa fascia di alture coperte da boschi che proteggeva Charlesburg, divisa in due dalla Hagerstown Turnpike, quindi questa grande arteria stradale che metteva in collegamento con la Pennsylvania. A ovest vi erano West Woods e la Dunker Church, questa chiesetta protestante in cima alla collina, mentre a est vi era un campo di grano turco, il Cornfield. E poi i North Woods e gli East Woods sono terreni su cui si svolgerà poi il grosso della battaglia. E quindi già il 16 settembre lì ha schierato le sue truppe in una specie di semicerchio che si estende a nord e a est di Charlesburg, quindi grosso modo dai West Woods, fino a coprire i passaggi inferiori dell'Antitan Creek, in particolare il Middle Bridge, lower bridge, mentre il ponte superiore, l'Upper Bridge, era di là della portata dei confederati quindi McClellan ne approfitta per far attraversare il torrente a parte dei suoi uomini con l'idea tendenzialmente di attaccare lì da nord, solo che già nella sera del 6 ci sono degli scontri, delle schermaglie negli East Woods, per cui lì comprende quello che è il piano del suo nemico e quindi rinforza il suo fianco sinistro. All'alba della battaglia i due comandanti possono contare rispettivamente su 87.000 uomini e 275 cannoni per quanto riguarda McClellan e 50.000 uomini e 200 cannoni per quanto riguarda lì. In realtà, come vedremo, nella battaglia ne saranno impegnati comunque di meno, sia perché McClellan preferirà non impegnare tutti i suoi uomini e mantenerne anzi una parte importante in riserva. Sia perché lì non aveva ancora ricevuto tutte le sue forze, mancava ancora la divisione di Ambrose Hill ad Harper's Ferry e altre brigate impegnate in obiettivi minori. La battaglia intorno a Sharpsburg in realtà si svolge in tre fasi differenti, e in tre punti differenti, proprio perché McClellan impartisce ordini distinti ai propri comandanti di corpo senza metterli a parte sul piano complessivo, quindi gli attacchi avvengono in maniera non coordinata e consentono anzi ai confederati di spostare divisioni e brigate lungo la loro linea laddove ce n'era più bisogno per puntellare le proprie posizioni e quindi di riuscire a tenere testa a forze superiori di numero, perché come vedremo le forze impegnate complessivamente saranno circa 50.000 da parte unionista e 38.000 la parte confederata. Quindi all'atto pratico la differenza numerica sarà molto ridotta rispetto a quella potenziale. Il primo attacco viene condotto sul fianco sinistro confederato da nord perché all'alba alle 5 e mezza circa il generale Hooker con tutto il suo primo corpo, circa 8600 uomini, muove contro le posizioni tenute da Stonewall Jackson in persona con la sua divisione comandata da John Jones e la divisione di Ewell comandata da Lawton, quindi circa 7700 uomini, non in ottime condizioni, ma indubbiamente veterani di molte battaglie e attestati nei boschi occidentali, West Woods e nel campo di grano turco. E mentre in quest'ultimo si accende uno scontro molto violento, molto sanguinoso, ma gli unionisti non riescono ad avanzare oltre a ovest della strada, l'Iron Brigade di Gibbon, della divisione di Doubleday, riuscirà a sfondare e penetrare nel bosco nella direzione della Dunker Church, quindi questa chiesetta al centro dello schieramento confederato. E tuttavia saranno subito respinti, siamo intorno alle 7 circa di mattina, dalla divisione di John Bell Hood, la quale contava soltanto 2.300 uomini, quindi aveva la dimensione di una brigata, era composta da texani anche piuttosto inferociti perché in quel momento loro erano stati costretti a interrompere la prima colazione calda che facevano da settimane e quindi caricando respinsero ulteriormente gli unionisti cominciarono ad arrivare anche le divisioni di McLaws, di Richardson, alcune brigate di Daniel Hill a sostegno della linea confederata che ormai aveva subito perdite importanti. Ed è così che da parte unionista Hooker fa intervenire il dodicesimo corpo, quello di Mansfield, che contava 7200 uomini, ma come abbiamo visto molti di loro erano ancora piuttosto inesperti, si trattava di reclute, quindi il loro contrattacco non riesce a cacciare i confederati dal West Wolves. Tuttavia sfondano al centro, arrivano alla Dunker Church, ma in quel momento... Hooker viene ferito a un piede da un cecchino confederato, mentre invece Mansfield verrà colpito al petto, morirà il giorno successivo. E di conseguenza a questo punto interviene anche il secondo corpo, quello di Sumner, che manda avanti la divisione di Sedgwick, che conta ben 5.400 uomini, proveniente da nord-ovest nella direzione degli East Eastwoods, quindi a est... Della strada, però anche questo finisce per scontrarsi contro le divisioni confederate di Early, Walker e McLees, colpito dall'artiglieria. Si riterrà con gravi perdite. Qui alla fine, alle 10 di mattina, si svolge poi l'ultimo scontro per cui Walker cerca di avanzare di nuovo nei West Wolfs, ma viene respinto dagli uomini di Greene del dodicesimo corpo. Tuttavia dopo quest'ultimo evento la situazione si attesta e si calma su questa parte dello schieramento proprio mentre in realtà altrove stava cominciando a entrare nel vivo la battaglia e tuttavia ormai le forze unioniste su questo lato erano troppo stanche per poter intervenire avendo anche subito perdite importanti e non ultime due comandanti oh, di corpo. Dal fianco sinistro dello schieramento confederato, gli scontri finiscono per estendersi anche al centro. A partire dalle nove e mezza, quando la divisione di French del secondo corpo si perde rispetto agli ordini ricevuti, e quindi finisce per corzzare un po' più a sud contro la divisione di Daniel Hill, che era testata in una strada che correva infossata rispetto alle colline, e quindi la cosiddetta Sunken Road, che costituiva quindi una trincea naturale, per cui anche se i confederati erano circa la metà rispetto agli oltre 5.000 uomini di France, riuscirono a tenere testa infliggendo forti perdite al nemico. E lo sconto finì per allargarsi man mano che venivano inviati rinforzi. Per cui, a dieci circa, Sumner aveva inviato l'altra divisione rimasta in riserva, quella di Richardson, forte di circa 4.000 uomini. Mentre da parte confederata la divisione di Henderson, 3.400 uomini, stava puntellando la parte destra di questo schieramento. E nel susseguirsi di questi attacchi, qui. Vandrebbe citata l'Irish Brigade, la brigata costituita da volontari irlandesi, molti dei quali immigrati da poco negli Stati Uniti, guidati dal generale Miger e dal loro cappellano padre William Corby, il quale era solito, prima dell'attacco, percorrere le fila dei propri uomini, conferendo a tutti la soluzione plenaria e. Cosa di cui avevano bisogno perché in quell'attacco ci furono circa 500 perdite tra morti e feriti. E non di meno, alla fine la divisione di Richardson riesce a sfondare, a mettere in difficoltà i confederati e a costringere ad abbandonare la Sunken Road. Che a questo punto era stata poi chiamata The Bloody Lane, il viottolo insanguinato, perché in quei 700-800 metri di strada sterrata c'erano state bene o male 5.000-6.000 perdite tra entrambe le parti e non di meno però i confederati tra l'uso dell'artiglieria che spara a zero contro le forze di richardson e alcuni disperati contrattacchi riescono comunque a stabilizzare il fronte intorno a luna a questo punto mcclellan avrebbe l'opzione di impiegare o il sesto corpo di Franklin che è ancora fresco e si trova alle spalle del secondo corpo, però anche Sumner è contrario a questa ipotesi. Oppure il quinto corpo di cui la divisione di Sykes e poi anche la divisione di Cavalleria di Pleasanton avevano già attraversato il ponte di mezzo, il Bindle Bridge, per cui sarebbero stati pronti per attaccare e colpire quella parte dello schieramento confederato che si trovava proprio tra la Bloody Lane e il Ponte Inferiore, quindi riuscendo a raggiungere Sharsburg e spezzare in due le forze nemiche. Tuttavia anche questa decisione non viene presa. And as I lay there, music, upon the ground, My for a pillow, my blanket wrapped around, e infine, sul lato meridionale della battaglia, il generale Ambrose Marside era al comando e nono corpo, forte di quattro divisioni, per un totale di 11.500 uomini e 50 cannoni. Tuttavia, aveva atteso a intervenire perché i confederati controllavano il ponte inferiore e quindi, anche se in realtà... L'Antitam era un torrente abbastanza basso in quella stagione, poteva essere guadato abbastanza facilmente, il problema però era risalire poi l'altra sponda. E Quindi soltanto alle 10 di mattina, quando ormai buona parte delle forze confederate erano state spostate verso nord per puntellare il resto del fronte, e quindi davanti aveva la divisione di David Jones con circa 3.000 uomini e 12 cannoni, che Barnside decide di muovere all'attacco, contemporaneamente avendo appurato l'esistenza dello Snavely Ford, cioè un guado proprio a sud, manda la divisione di Rodman, rafforzata da altre brigate, per attraversare il fiume più in giù e quindi riuscire a colpire i propri nemici anche sul fianco. Tuttavia, il ponte è un osso duro perché è esposto al fuoco nemico da una collinetta poco distante, l'artiglieria e i cecchini. E quindi, soltanto a l'una dopo il terzo attacco, il ponte verrà preso. E nel frattempo, anche Rodman aveva avuto i suoi problemi a trovare il guado per riuscire a attraversare il fiume. Per cui di fatto. Dovuto anche all'attesa eh, di l'azione per spostare tutte le sue truppe sull'altra riva dell'antita, è alle 15 che il nono corpo può muovere l'attacco, essendo ormai in ampia parte sulla sponda occidentale del torrente. Però proprio in quel momento che arriva da sud da Harper's Ferry, la divisione leggera di Ambrose Power Hill, che si era affrettata il più possibile, andando a colpire la divisione di Rodman proprio sul fianco, intorno alle tre e mezza, i reggimenti coinvolti si erano ben presto dispersi, quindi Hill aveva avanzato andando a minacciare poi tutta la linea difensiva di Burnside il quale davanti a questa situazione aveva deciso di ritirarsi di nuovo sulla sponda orientale del torrente chiedendo a McClellan ulteriori forze e qui McClellan in realtà non gli aveva mandato nulla nonostante avesse ancora due corpi in riserva per cui alle 5 e mezza circa che le ostilità terminano anche in questa parte del campo di battaglia And il giorno successivo, i due eserciti si guardano l'uno davanti all'altro. Lì attende di vedere che cosa farà McClellan, valuta anche l'idea di aggirare sul fianco destro gli unionisti, ma il terreno non lo consente, quindi in nottata decide di ritirarsi. A sud attraverso il Potomac, abbandonando il Maryland. A Shepherdstown, proprio sulla sponda meridionale, vi è un piccolo scontro: elementi del V Corpo Unionista attaccano la retroguardia dell'artiglieria di Pendleton. Il 19 settembre, ma già il giorno successivo, alcune brigate di Ambrose Hill li ricacciano oltre il fiume. Le perdite, come abbiamo già anticipato, sono spaventose. È Soltanto la quinta battaglia più sanguinosa della guerra, però si è svolto tutto in un giorno solo, quindi Antietam è la giornata più sanguinosa della storia militare degli Stati Uniti: è il giorno in cui sono morti più statunitensi. Sono morti più soldati in quella battaglia che non nella guerra ispanoamericana, la guerra del Messico e la guerra del 1812 messe assieme. Le stime parlano di 12.410 perdite per gli unionisti, di cui 2.108 morti, 9.549 feriti e 753 tra prigionieri dispersi. Un quarto circa delle forze impegnate in combattimento, che sono circa 50.000 perché il quinto e il sesto corpo erano rimasti in riserva. Per quanto riguarda i confederati, sono 10.317 le perdite, di cui 1.567 morti, 7.752 feriti e 1.018 tra prigionieri dispersi, quindi il 30% delle forze impegnate in battaglia. E nei giorni successivi poi verranno accertati rispettivamente 225 e 306 morti tra i dispersi e moriranno rispettivamente 1910 e 1550 dei feriti per cui in totale moriranno in battaglia 4243 unionisti e 3423 confederati quindi grosso modo 7500 morti che è poco se guardiamo agli immensi carnai della grande guerra che però non coinvolsero se non marginalmente gli statunitensi quindi fino ad allora era qualcosa di inaudito per quanto riguarda la storia americana la conduzione della battaglia da parte di McLellan era stata alquanto carente non soltanto aveva continuato a rimanere a oltre un miglio dalle linee di combattimento non si era avvalso della ricognizione quindi continuava a pensare che e I suoi avversari fossero molto più numerosi di quanti non fossero e quindi non aveva impiegato le riserve, nonostante avrebbe potuto avere un effetto decisivo, e non aveva neanche fornito ai propri comandanti di corpo un piano completo. Ragione per cui, mancando di coordinazione, la battaglia si era appunto svolta in tre fasi disgiunte una dall'altra. Tuttavia, siccome lì aveva abbandonato il campo. Aveva affermato trionfante: La nostra vittoria era completa, il nemico ricacciato indietro in Virginia. E non di meno si era ben guardato dall'inseguirlo. Ragion per cui, il 5 novembre 1862, Lincoln destituirà McClellan e affiderà, quattro giorni dopo, il comando al Ambrose Burnside, il quale tra l'altro aveva già. Ricevuto questa offerta dopo la campagna della penisola, già all'epoca, aveva rifiutato, accetterà malincuore non sentendosi pronto a guidare un'armata, sarà sconfitto ignominiosamente a Fredericksburg a dicembre e quindi verrà sostituito poi da Hooker, altro comandante di corpo, e anche lui verrà sconfitto ignominiosamente a Chancellorsville, E infine Mede, che era. Comandante di divisione Antita guiderà l'armata del Potomac nella vittoriosa battaglia di Gettysburg, mentre McClellan riapparirà nel 1864 quando sarà il candidato dei Democratici alle presidenziali e però sarà sconfitto da Lincoln. E dopo la sconfitta di Sharpsburg, uguale sorte avrebbero avuto le forze confederate nel teatro occidentale perché già il 19 settembre l'armata del Mississippi, unionista di William Rosencrantz, forte di 4.500 uomini, avrebbe scacciato Sterling Price da Yucca e il mese dopo, quando Price si era unito poi all'armata del Tennessee occidentale di Van Dorn e avevano marciato su Corinth il 3 ottobre, saranno di nuovo sconfitti da rosenkranz una battaglia anche più grande con 45.000 uomini equamente divisi tra le due parti ma che confermeranno il possesso unionista dell'alto mississippi e allo stesso modo bragg si troverà coinvolto nella battaglia di perryville dove in realtà una parte delle sue forze al comando degli uomini Las Polk otterrà una vittoria tattica sulle forze di Buelle. E tuttavia, di fronte all'esaurirsi delle proprie scorte, di fronte allo scarso sostegno ricevuto dagli uomini del Kentucky e tenendo conto delle sconfitte subite altrove, Bragg sceglierà comunque di ritirarsi tornando alle posizioni di partenza. Dopo aver ottenuto sicuramente un ricco bottino in termini di materiale e rifornimenti requisiti, e quantomeno, insomma, avendo respinto, almeno per il momento, la presenza unionista dal nord dell'Alabama e dal Tennessee orientale. Infatti, Buell sarà destituito anche lui, come McLellan, nonostante la vittoria strategica. <susurra> In questa battaglia abbiamo visto un po' gli aspetti caratteristici e anche stereotipici dei due contendenti, perché vediamo come i confederati erano in netta inferiorità numerica, male armati ma ottimi combattenti e soprattutto ben comandati. Questo era consentito di tenere testa invece agli unionisti che, eh, in superiorità di uomini e mezzi, non erano stati in grado, però, anche per inesperienza dei soldati e soprattutto dei comandanti, di far valere questa superiorità a livello effettivo. Al tempo stesso, vediamo come il valore e l'abilità superiore del comando confederato sul piano tattico. Luogo però a una sconfitta su quello strategico perché è chiaro che la conduzione della battaglia da parte di McClellan era stata fallimentare, sarebbe bastato non soltanto a parte coordinare le proprie forze, i propri attacchi lungo tutta la linea dello schieramento avversario, ma gettare nella mischia il sesto corpo di Franklin e o. Il quinto corpo di Porter ha potuto portare lo schieramento avversario al collasso e vincere la battaglia in maniera definitiva, addirittura distruggendo le forze di lì che avevano il fiume Potomac alle spalle. E lì, invece, aveva dato prova e lo darà ancora in tutte le campagne successive di essere un grande. Generale, ma con uno stile troppo aggressivo che le forze confederate non potevano in realtà sostenere a lungo, quindi incline a compiere un eccessivo dispendio di uomini e di mezzi, ed entrambe agli stati del Sud mancavano, dato la sproporzione in termini di potenza industriale e in termini demografici. Rispetto al nord. D'altra parte, la battaglia di Sharpsburg o Antietam rappresenta senza dubbio uno dei punti di svolta della guerra civile americana. Questa è la tesi di Macpherson, quale sottolinea che naturalmente non si è trattata dell'ultima battaglia decisiva, ma senz'altro della prima ad aver avuto un impatto su tutto l'andamento del conflitto. Perché con questa battaglia? E anche quelle minori di Perryville e di Corinth a termine con una sconfitta, l'ultima grande offensiva su vasta scala da parte confederata, con l'invasione del Kentucky e del Maryland in contemporanea, e da quel momento il Sud non avrà più l'iniziativa a livello globale, benché condurrà ancora delle puntate offensive a nord come quella di Gettysburg, quella di Nashville. Conclusi tra l'altro con delle sconfitte, ma soprattutto, la battaglia di Charlesburg o Antita costituirà proprio l'occasione per il presidente Abraham Lincoln di compiere quella mossa che aspettava da tempo e che avrebbe cambiato in maniera determinante non soltanto l'indirizzo, ma proprio il significato stesso del conflitto. E infatti Lincoln, benché deluso dalle prestazioni di McClellan, riterrà comunque Antietam o Sharpsburg, che dir si voglia, una vittoria per gli unionisti. Tant'è vero che ne approfitterà già cinque giorni dopo per emanare finalmente il proclama di emancipazione che aveva già in mente da diverso tempo e tuttavia lui aspettava una vittoria per poter far sì che questo proclama venisse da una posizione di forza e non di debolezza. Sostanzialmente era un ultimatum ai ribelli perché si arrendessero entro la fine dell'anno e in caso contrario dal 1 gennaio del 1863 tutti gli schiavi appartenenti ai ribelli sarebbero stati d'ora in avanti liberi non appena fossero eh, finiti nelle mani degli unionisti. E questo prosegue in realtà già i due Confiscation Acts del 1861 e 1862, cioè già dall'inizio della guerra diversi comandanti unionisti avevano sequestrato gli schiavi posseduti dai confederati e soprattutto quelli utilizzati a scopo bellico considerandoli appunto come se fosse proprietà confiscata. Quindi sempre nel quadro comunque di una mentalità schiavista, ma poi di fatto non essendo lecita la schiavitù al nord, erano stati liberati. E chiaramente questa è una misura militare, che però ha avuto subito un forte risvolto politico, perché voleva dire che non si trattava più di una guerra. Per impedire la secessione del sud, ma diventava una guerra della libertà contro la schiavitù. E questo di fatto rendeva ormai impossibile che le potenze europee, Francia e Gran Bretagna, potessero intervenire perché, nonostante le loro simpatie e i loro interessi economici a favore dei confederati, la loro opinione pubblica non avrebbe mai accettato di scendere in guerra a fianco di chi voleva mantenere la schiavitù, specie considerando che la Gran Bretagna si era molto spesa per porre fine alla tratta e la Francia era comunque l'erede della rivoluzione del 1789. E di conseguenza, oltre a limitare la vittoria dei democratici che guadagneranno qualche seggio nelle elezioni di midterm, i repubblicani perderanno la maggioranza alla Camera, ma la manterranno comunque al Senato. E così che già dall'inizio dell'anno successivo in tutti i territori occupati, con l'eccezione in realtà del Tennessee, della Virginia occidentale e di New Orleans, nonché ovviamente gli stati schiavisti schierati con il Nord, quindi come il Maryland o il Kentucky, decine di migliaia di schiavi saranno già liberati nell'immediato e ancora di più ovviamente negli anni a seguire, anzi spingendo molti schiavi a fuggire dai loro padroni andando incontro alle forze unioniste, proprio per ottenere la libertà. Che non toglie che fossero anche avvenuti atti di violenza da parte degli stessi liberatori, perché chiaramente l'abolizione della schiavitù non toglieva che la maggioranza della popolazione statunitense dell'epoca fosse comunque razzista, nel senso che riteneva comunque che gli afroamericani fossero inferiori. Ed è così che dopo Charlesburg, il Sud si trovava ormai costretto alla difensiva a livello strategico, privato della possibilità di un intervento diretto straniero a suo favore e altresì colpito dal proclama proprio nella componente fondamentale della sua economia e pertanto dopo poco più di un anno di guerra già di fronte a una lunga sconfitta contro cui avrebbe combattuto con ogni mezzo per i due anni e mezzo successivi ma che si profilava già a distanza dopo la ritirata di lì dal Maryland. A livello di bibliografia è inutile dire che il testo migliore a disposizione resta Storia della guerra civile americana di Raimondo Luraghi, gli abbiamo dedicato addirittura un video. Ma negli ultimi dieci anni sono stati tradotti numerosi libri in italiano, per esempio di James McPherson, La guerra di Lincoln, Consente di approfondire il conflitto dal punto di vista del presidente degli Stati Uniti, e abbiamo visto come questa vittoria sia stata fondamentale per spingerlo a emanare finalmente il proclama di emancipazione. Altrimenti, vi è un libro di Ron Field dedicato specificamente al comandante confederato, il generale Robert Edward Lee. Mentre per quanto riguarda le storie generali in lingua italiana, quella di Roberto Chiavini, La guerra di secessione, storie, battaglie, protagonisti della guerra civile americana, può essere utile perché si concentra pressoché esclusivamente sull'aspetto militare. Al contrario di quella di Bruce Levin, La guerra civile americana, una nuova storia, che invece insiste sugli aspetti sociali e quindi ci dice poco sulla battaglia in sé. Peggio ancora, eh, quello di Rey Mitchell, La guerra civile americana eh, pubblicata dal Mulino, cerca di coprire un po' entrambi gli ambiti ma senza successo. Non, non lo consiglierei onestamente. Beh, sulla letteratura storiografica invece statunitense, in generale in lingua inglese, c'è talmente tanto che io mi limito a tre testi. Uno, dell'ormai più volte citato James McPherson, abbiamo anche dedicato un altro video, proprio al suo testo principale, Battle Cry of Freedom, e ha scritto Crossroads of Freedom, Antita The Battle the Change in the Course of the Civil War. Quindi è proprio concentrata sugli aspetti militari, ma anche politici, della vittoria unionista. Mentre un altro grande classico sulla battaglia di Stephen Sears, che è uno storico militare, ha fatto anche uno studio su McClellan: Landscape Turned Red, The Battle of Antietam, un po' datato, ma ancora oggi un classico. E infine c'è il testo di Israel Ayers Karman che era stato un ufficiale di fanteria del corpo e ci ha lasciato un studio sull'intera campagna del Maryland, the Maryland Campaign of September 1862. Israel A. Carman, Definitive Account of the Union and Confederate Armies at Antietam, che è stato ripubblicato a cura di Joseph Fierro